Fabio Granata, vice coordinatore nazionale del FLI, stasera a Villa Romanazzi Carducci per l'inaugurazione, per il varo della Fondazione Pinuccio Tatarella. Onorevole Granata, il ricordo di Pinuccio qui ha richiamato stasera tantissimi amici. Cosa significa per tutti questi amici la figura e in prospettiva ancora l'influenza che continua a esercitare uno come Pinuccio Tatarella? Ma Pinuccio Tatarella è stato un pioniere e un precursore. Un pioniere e un precursore della necessità della destra italiana, di questa grande famiglia politica, di parlare il linguaggio della contemporaneità e della modernità, non soltanto, anzi non per l'esercizio del potere, ma per dare un contributo positivo di idee, progetti e programmi al benessere della comunità nazionale. In questo senso è stato appunto un precursore. Creare una fondazione a lui intitolata è, in questa fase così convulsa della transizione politica italiana, particolarmente significativo, perché significa voler, come dire, creare un punto fermo di natura culturale e metapolitica rispetto al pensiero di un uomo che ha ancora tanto da dire, perché come tutti i grandi politici aveva questa capacità di immaginare il futuro. Io ricordo Pinuccio in una delle sue espressioni più importanti, quando invitava, all'epoca già esisteva il Polo delle Libertà, andare oltre il Polo per parlare all'intera comunità nazionale. E cos'altro era se non, per certi versi, l'anticipazione della volontà oggi di parlare il linguaggio di un patriottismo repubblicano che sappia andare oltre le categorie novecentesche di destra e sinistra e parlare agli italiani un linguaggio proiettato verso il futuro e verso la modernità. Quindi è un fatto importante su un piano culturale e politico, ma, se mi consente, molto importante anche su un piano umano, perché ci siamo ritrovati molte persone che hanno anche fatto scelte diverse. Noi stiamo in Futuro e Libertà, ci sono persone che non hanno seguito questa scelta, che o ancora stanno all'interno del PDL, oppure hanno preferito addirittura non stare né con il FLI né col PDL. Penso all'onorevole Bubbico, che è al nostro tavolo insieme a Italo Bocchino, importante sindaco di Matera, membro del CSM, insomma personaggi che hanno fatto un po' pezzi e tasselli della storia della destra italiana. La Puglia in questo processo anche del FLI cosa rappresenta, e se è ancora, come dire, se può essere ancora considerato il classico laboratorio? Ma per certi versi sì, perché noi crediamo molto in una sorta, come dire, di capacità di parlare di progetti e attraverso le classi dirigenti del territorio, e per questo in Puglia abbiamo, anche su un piano delle alleanze, ecco, voglio scendere in questo tipo di dettaglio, una posizione abbastanza variegata di Futuro e Libertà, ma noi siamo proiettati a preparare l'appuntamento del 2013 che sancirà la transizione della Seconda Repubblica, dalla Seconda Repubblica alla Terza Repubblica, e in questo senso FLI vuole proiettare in avanti la propria identità culturale, dialogare con gli aspetti positivi emersi da questa fase con il governo Monti e costruire quel partito della nazione che somiglia moltissimo alle intuizioni di Tatarella, un partito che parli a tutti gli italiani oltre l'ideologismo di una certa sinistra e di un certo centrodestra. Credo che sia un progetto che proprio in Puglia può avere un laboratorio importante. E una terza e ultima domanda. La fondazione, da un punto di vista organizzativo, ha un suo peso nel processo, in questo percorso del partito, o resta solo, come dire, uno strumento di natura culturale e di aggregazione? Ma è indiscutibile che la fondazione sarà uno strumento di elaborazione culturale, ma anche di elaborazione politica, ma la fondazione non vuole essere e non deve essere strumento di FLI, come non può essere strumento di altro partito. È uno strumento per mettere a disposizione di una transizione italiana troppo lunga
è troppo faraginosa per poterla chiudere con le intuizioni, i progetti, le idee, le intuizioni soprattutto di Pinuccio Tatarella, che non sono patrimonio di FLI, questo voglio dirlo da uomo che ha scelto di seguire Gianfranco Fini, ma che sono patrimonio e possono diventare patrimonio della nazione. In questo senso, pensare al polo della nazione e a un grande schieramento di alleanze in cui FLI farà in maniera consapevole e forte la sua parte, credo che sarà il modo migliore per onorare la figura di Pinuccio Tatarella. Quindi la fondazione è uno strumento metapolitico-culturale, seguendo anche l'insegnamento di Prezzolini, oltre che quello italianissimo di Gramsci: non esiste politica se non preparata da una grande capacità di incidere sulle mentalità e sui valori. In questo Tatarella è stato un grande profeta e un grande pioniere, e in questo strumento servirà a far circolare idee, a suggerire libri. Guardi, il fatto stesso che la fondazione si prefigga di raccogliere la bibliografia, la documentazione, gli archivi di percorsi legati alla politica, serve anche a un'altra questione sulla quale forse tengo a chiudere questa breve conversazione, e cioè bisogna tornare a pensare che la politica è l'unica forma di partecipazione e di cittadinanza attiva. Esiste la cattiva politica, ma esiste anche la bella politica, fatta di idee, di valori, fatta di proposte, e Tatarella la incarnava, e questa fondazione è uno strumento di bella politica.